Dagli errori si può solamente che sbagliare. Punto. Bella per voi, regà, dal vostro ostile Mr. Flame di quartiere. Sono qui oggi per rispondere alle accuse di Mr. Hyde, che si è cimentato nel video più incoerente e banale della storia di YouTube Italia. Passiamo al prossimo Teletubbies, ovvero Mr. Flame. Ma andiamo per punti. Critica tu Tubo di essere una persona incoerente che si contraddice. E tu, Mr. Hyde, quanto sei incoerente? Quante volte ti sei contraddetto? Beh, l'ultima che io ricordo, nel tuo ultimo video. Dagli errori si può solamente che sbagliare. Iniziamo con il presunto plagio di Mr. Hyde al video di Alici come prima. Io e YouTube fa cagare. Abbiamo dimostrato con i fatti che i due video erano identici. Vi lascio il link in descrizione. Mr. Hyde ha giustificato la somiglianza dei video e il fatto che i testi erano tale e quale, dicendo che sono stati presi probabilmente dalla stessa segnalazione e quindi copiati parola per parola dalla stessa fonte su attivissimo.blogspot.it. Ammesso che sia vero, passi dalla patella alla brace, mio caro Mr. Hyde. Mesi fa, quando ancora portava la maschera da $2 di Deadpool, concepì un video intitolato YouTubers Ladri. In quel video, caro Mr. Hyde, dai del ladro a Mr. Amon perché prende spunto, o copia senza cambiare nulla, dalle informazioni trovate su internet, non citando la fonte, eccetera. Questo video dedicato agli youtubers ladri perché Mr. Amon è un altro. Voi rimanete scandalizzati. Guardate sta roba perché è assurda. Guardate cosa scrive Mr. Amon. Ok ragazzi, guardate adesso. Questa è una pagina internet e guardate qua, c'è scritto: sulla Terra siamo ormai di 7 miliardi più o meno spazi. Stesse parole di Mr. Amon. Ma non è la stessa identica cosa che hai fatto tu, Mr. Hyde, con le informazioni del video sulla Blue Whale. Ti confermi nuovamente incoerente ed ipocrita. Questo ruba anche le parole. Cioè non è capace di dire un qualcosa in merito a un avvenimento che prende spunto da Wikipedia o da altri siti di informazioni come giornali o quant'altro. E io prendo sempre delle informazioni dei video che faccio, come lo può fare un giornalista che riporta appunto le dichiarazioni delle persone. Sento odore di ipocrisia nell'aria. Questo è un altro frame. E guardate adesso ragazzi che cosa troviamo in questo sito. Le stesse identiche parole. Davvero ragazzi, non ha un cazzo di creatività questo personaggio. Non ha un cazzo di creatività. Aia aia, la cosa sta peggiorando. Quindi neanche tu hai creatività, visto che hai letto esattamente le stesse identiche cose dalla fonte che avevi trovato e neanche l'hai citata. Guardate adesso lo screen preso da un sito ovviamente di scienza. Anche qua rubata la stessa frase. Rubata la stessa frase. Ah ok Hyde, quindi mi stai dicendo che questo significa rubare? Sono certo che è una tua opinione personale, ma ti stai offendendo da solo. Questo è un Mr. Hyde contro Mr. Hyde. Questo non ha manco la voglia di dire la sua su un cazzo di video che pubblica. E fa copia e incolla. E fa copia e incolla di frasi di altre persone, di fonti, di siti di scienza, e li mette all'interno del suo video. E io prendo sempre delle informazioni dei video che faccio. Dopo queste parole c'è poco da commentare. Hyde ha affermato che il motivo per cui il suo video è identico a quello di Alici come prima è perché hanno usato le stesse parole dalla stessa identica fonte. Quindi tu, caro Mr. Hyde, hai fatto lo stesso copia e incolla di Mr. Amon. Quindi, secondo le tue parole, vediamo un po'. Che ragazzi, questo è rubare. Sì, è una cosa scandalosa e squallida, fa veramente cagare una cosa del genere. Io non ho detto nulla, parole di Mr. Hyde, ma ricorda che la Flamezone non perdona. Hai dato dell'ipocrita e del falso a Tutubo, il bue che dà cornuto all'asino. Ti stai pietosamente arrampicando sugli specchi. Come giustifichi questo che ho appena fatto vedere? Cosa ti inventerai questa volta? Dagli errori si può solamente che sbagliare. Passiamo al prossimo argomento. Hai criticato YouTube fa cagare e accusato di fare video e montarli a suo piacimento, stravolgendo l'ordine naturale delle cose. Ma tu, Mr. Hyde, lo hai mai fatto? Quando sei stato aggredito da Fabio Z,
stato limpido e trasparente con i tuoi fan? Non hai nascosto nulla? Beh, non credo proprio. State a guardare. Ti dico vivamente, se stai ascoltando questa live, Fabio Z, domani tu sarai al Torino Comics, vero? Io ti dico solamente di starmi veramente lontano, perché non voglio fare casini. Io mi conosco. Io giustamente dovrò difendermi dal tuo fastidio, diciamo così, ok? Io non sono il Favij, te lo dico già, che sta tranquillo. La violenza fisica non è tollerabile ed è ovvio che Fabio Z ha sbagliato, ma tu, Mister Hyde, hai nascosto per quanto tempo lo hai provocato ed offeso. Spero e merita testa di cazzo di non incontrarti al Torino Comics, perché ti potrei fare veramente male e denunciano pure. Altro che cornetto, sai quante views fai? Mi devo incazzare io, tu spera che non ti incontro veramente, denunciami pure. Sono stato aggredito al Torino Comics da Fabio Z. Far vedere anche il filmato dell'aggressione, senza tagliare ovviamente nessuna parte. Ne sei sicuro, Mister Hyde, che non hai tagliato nulla del video originale? Non credo proprio. Violenza è sbagliata. Penso di essere molto più maturo di lui, e alla violenza io non rispondo con la violenza. Non ci sono cascato perché sono intelligente. E denunciare pure. E denunciare Fabio Z per aggressione. Tu spera che non ti incontro, veramente. Denunciami pure. E quindi ho denunciato Fabio Z per aggressione. Questo video non vuole essere un accanimento contro Mr. Hyde. Ho fatto questi montaggi per dimostrare che tu predichi bene ma razzoli male. Punti il dito verso le persone accusandole di cose che tu stesso fai. E fai anche di peggio a volte. Sei il bue che dà del cornuto all'asino. Accettalo. E accetta anche di essere stato flamezonato. Raga, fatemi sapere cosa ne pensate del video nei commenti. Seguitemi su Instagram, che ho iniziato ad usarlo in maniera molto attiva. Entrate nel mio gruppo Telegram, dove attualmente siamo quasi 600 persone, per discutere insieme e parlare dei cavoli nostri. Spero che il video vi sia piaciuto. Se beccamo alla prossima, bella per voi, e che la Flamezone sia con voi.